qual è l'argomento che vogliamo trattare, la relazione che io avrei dovuto fare. E di fronte a questa io ho pensato che quando vado a questi convegni, che c'è un personaggio, insomma uno che ha fatto un po' più di esperienza di me, che è invitato eccetera, che viene lì a fare il professore, diciamo tra virgolette, su un unico argomento, non sono mai stato contentissimo. Quindi abbiamo convenuto di venire qua in una situazione dove ci sono tanti allenatori di prospettiva, immagino, come io sono stato in passato, allenando tante squadre dilettantistiche e anche giovanili, che avessero quest'umiltà e questa curiosità di sapere il calcio a 360 gradi, appunto, cioè la tattica, che interessa un po' tutti, ma passando anche attraverso altri aspetti del gioco del calcio, non solo la preparazione atletica, ma anche la preparazione mentale, oppure l'alimentazione che può avvicinare la squadra alla partita o nel post partita, oppure ancora la gestione di un gruppo composto talvolta da giocatori di 17-18 anni, parlo di prime squadre, ma insieme a giocatori ultra trentenni. Non so, la differenza che ci può essere nel